Ospite di Sport in Lombardia, William Cilli. Ciao William. Allora, ti sei, mi hai raccontato un po' di cose di te, ti sei trasferito a Bergamo, però prima volevo sapere un po' della tua storia, dove hai fatto il settore giovanile e la tua carriera calcistica. Diciamo che ho iniziato al settore giovanile nel Milan quando ero piccolino, poi sono passato all'Atalanta fino a fare la primavera. Ho avuto l'esperienza di 3 anni con diversi allenatori, tra cui Bustinetti, che saluto, e Prandelli in primavera. Poi ho avuto la fortuna di salire in C1 all'Efe, dove ho incontrato e tuttora sono amico Giovanni Cefis, allenatore adesso quest'anno dell'Uso Calcio. E te ho sempre seguito negli anni tramite magari incontri o telefonate, e ho avuto la fortuna di ritrovarlo qui a Bergamo da 3 anni che mi sono trasferito in città. Hai frequentato anche quindi l'ambiente del calcio bergamasco, specialmente l'anno scorsa stagione, non una stagione fortunatissima per te, un po' di problemi di lavoro, un po' anche con il calcio. Sì, diciamo che non è stata felice perché l'intenzione era quella di ripetere un anno, magari più tranquillo, perché dopo l'esperienza sempre con Cefis a Castelcovati la distanza era molto lontana, gli allenamenti erano la sera e perciò avevo già modo di rientrare tardi, volevo diciamo un calcio più tranquillo, più vicino a casa, e ho accettato la proposta anche di scendere di categoria in promozione con la possibilità di fare bene senza dovere, se non altro, impegnarsi più del dovuto. Ciò non è andato in porto perché le persone con le quali avevo parlato avevo avuto degli accordi e si sono dimostrate tutt'altro che consapevoli del fatto che avevamo parlato di un tipo di discorso e pretendevano da me cose che effettivamente si potevano fare, però allora non venivano più ai fatti precedentemente trattati, e allora ho preferito rompere anche drasticamente senza dover poi impegnarmi con altre società. Ho preferito continuare a, diciamo, la mia situazione a casa tranquilla senza impegnarmi, aspettando l'anno successivo. Che adesso è arrivato, quindi magari avrai anche più voglia di ricominciare. Beh, sicuramente ho grossa voglia di ricominciare, grossa possibilità di far bene, anche perché Mr. Cefi mi ha richiamato questa società, l'Uso Calcio, che Ecco, quindi la novità è che ti allenerai con l'Uso Calcio. sì, per il momento è iniziato oggi, proprio oggi è stato il primo giorno, diciamo che non è niente di ufficiale, però ci sono buone possibilità, anche se il loro rapporto lavorativo, fanno allenamento al pomeriggio, comporterà a me dei grossi sacrifici per quanto riguarda il lavoro. Comunque questo se avrà modo di parlarne in separata sede più avanti, adesso è un modo per conoscerci tra società e giocatori, anche tutti insieme. Sei anche un esperto di categoria, di eccellenza, come vedi il girone del calcio Caravaggio? Guarda, l'ho fatto per 4 anni, diciamo, un paio d'anni con la Trevigliese, questo girone C un po' di tempo fa, poi l'ho ripetuto a Castelcovati con Gianni Cefis, e diciamo che è abbastanza tosto perché tra le grosse rivalità tra bresciane e bergamasche ci sono sempre anche nel calcio dilettantistico. Poi effettivamente ci sono squadre che giocano e hanno la possibilità di mostrare un calcio più pratico, più tecnico, altre che giustamente lottano per salvarsi e impongono la loro supremazia nel campo fisico. Per quelli pochi che non ti conoscono, le tue caratteristiche tecniche invece? Ma diciamo che grosse caratteristiche tecniche non ne ho, so che molti hanno timore di incontrarmi, diciamo, essendo un difensore centrale. Però grosse amicizie, grossi, ormai a 30 anni penso di aver girato parecchio sia nel Varesotto, sia nel Pavese, sia nel Milanese che nel Bergamasco. Adesso ho la fortuna di girare anche il Bresciano, perciò bene o male non vedo grosse giocatori tecnici, a parte i giocatori di prestigio tipo ogni società, i 2 o 3 singoli, però diciamo che è una buona eccellenza, me la posso meritare anch'io. E invece quali sono i tuoi obiettivi per la prossima stagione, se ce n'è qualcuno in particolare che ti prefiggi di ottenere? Ripeto,
quest'età si fa passo per passo, fare bene e cercare di non ripetere magari gli errori commessi gli anni precedenti e sempre mettersi a de prova, in discussione, anche perché con la regola dei giovani nuove introdotte quest'anno è una sfida in più per vedere se effettivamente sei un buon giocatore, hai qualcosa da dimostrare sia alla società che ai tuoi compagni che hanno bisogno, essendo giovani, di fare queste categorie. Perfetto, William ti ringrazio, buona continuazione di preparazione e buon campionato. Grazie a te, buona serata a te.